6 anni di lavoro qua, sono entrato con 3 anni e ne sto uscendo con 5 e manconcio. Quando ho aperto questo magazzino sono stato uno dei primi a lavorarci dentro. La mia mansione all'inizio si chiama in termine loro unloader, cioè lo scaricatore di linea, quello che spostava i bancali dei tot. Dopo un po', diciamo, sono cresciuto. Mi hanno messo a gestire il loro parco macchine di Amazon. Dopo questo ho fatto receive, ricevimento dei mezzi, però poi avendo 5 anni al disco, mal di schiena, hanno deciso tramite il dottore del lavoro di farmi fare solamente il waste, sarebbe il raccoglimento rifiuti. Prendo un carrello, vado in giro a svuotare i bidoni di carta, cartone, i sacchi della pattumiera e quello è il mio lavoro. In Amazon non si sta male come tutti quanti dicono. Lavoriamo al caldo l'inverno, lavoriamo al fresco l'estate, abbiamo bevande gratis, il lavoro è pesante per tutti. Ogni lavoratore ha una media da tenere, però se non la tieni, faccio l'esempio, io a receive dove fare 10 pacchi l'ora, se ne faccio 5 vengo ripreso. E la stessa cosa vale per tutti gli altri reparti. Quindi per Amazon devi andare sempre al 100%, non c'è la possibilità? Al 100% perché la tua media deve essere quella. Se vai sotto Amazon perde, se vai sopra Amazon pareggia. Non c'è se vai zoom, Amazon ti dà un premio, quello non esiste. Il problema principale che notiamo tutti quanti sono gli orari. Dalle 6 del mattino alle 2 del pomeriggio, diciamo, il periodo con meno lavoro. Adesso che c'è un po' più di lavoro, si lavora dalle 7 del mattino alle 3 del pomeriggio e il secondo turno dalle 3 e mezza del pomeriggio alle 11 e mezza di sera. Quando facciamo il pomeriggio, cioè la domenica poi, la settimana dopo, io praticamente mia moglie e mio figlio non li vedo. Sono 5 giorni lavorativi, però ti può capitare il sesto se lavori la domenica. Quando fai la mattina e poi fai il pomeriggio ti capita la domenica, comunque 5 giorni su 6. E il primo maggio lavora? Primo maggio è festivo, facoltativo, ti chiederanno lo straordinario, io personalmente no. Presto me ne andrò comunque. Quindi il tuo futuro lo vede lontano da qui? Sì, sì, sì. Qua in Amazon più di 5-6 anni non lavori. Proprio la media che c'ha Amazon nel mondo, la media è 5 anni, io sono già 6. Perché? È una politica loro. Una politica che ha Amazon, non so, il riciclo di persone, magari ti sfruttano più che possono, quando non ce la fai più trovati altro. Questa è la politica Amazon.